Ebbene, Presidente, in questo periodo c'è un signore che in modo anomalo gira l'Italia a spese nostre per portare avanti le sue teorie referendarie. Questo signore ieri era a Treviso e nella foga, un po' anche nel nervosismo, visto e considerato come stanno andando le cose, ha fatto un'affermazione che ritengo indegna e brutta nei confronti non tanto del senatore Centinaio, perché il senatore Centinaio conta come il due di picche, ma nei confronti di 12 persone che in questo momento stanno rappresentando una buona fetta di cittadini italiani, in particolar modo del nord Italia. Nella foga il signore in questione, non lo nomino perché questo che dico oggi glielo ricorderò la prima volta che verrà a parlare in quest'aula, il signore in questione dice che è logico che i senatori della Lega vogliono votare no, perché al nord gridano Roma ladrona e quando vengono qua stanno bene perché alla sera vanno a fare i festini e vanno a divertirsi. Allora, Presidente, io voglio tutelare il lavoro di questo gruppo. Voglio dire che c'è qualcuno che si chiama Open Police, ma non me ne frega niente, che dice che questo gruppo è il più produttivo del Senato, ma chi se ne frega? Chi se ne frega, Presidente? A me interessa che le cose vengano fatte e le cose vengano fatte bene. Penso, caro Presidente Zanda, che nonostante le differenze di vedute tra noi e voi c'è sempre stata una parola che si chiama rispetto. Noi mai, 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 in nessun momento e neanche con i militanti siamo andati a denigrare il lavoro che viene fatto dai colleghi del Partito Democratico. Abbiamo spesso detto che non eravamo d'accordo, abbiamo spesso detto che in aula avremmo fatto le barricate. Ma dire che c'è gente che viene a Roma a fare i festini e a divertirsi, penso che sia di uno squallore che la metà è abbastanza. E quindi io chiedo, per ripristinare un minimo, perché oggi lo possono dire della Lega, il signorino di turno lo può dire della Lega, domani lo potrà dire di Forza Italia, dopodomani lo potrà dire anche magari dei senatori del Partito Democratico che non sono d'accordo con questa riforma costituzionale scellerata. Il signorino ha detto che non bisogna personalizzare il dibattito sul referendum e lui lo sta facendo ancora una volta, attaccando 12 senatori della Repubblica Italiana eletti dai cittadini italiani, contrariamente a lui che non è stato eletto neanche dal vicino di casa. Il signorino dice che noi dobbiamo tornare a lavorare. Noi, Presidente, se dovessimo andare via di qua, tutti noi torniamo a lavorare, perché noi un lavoro ce l'abbiamo, contrariamente a lui che non ha mai fatto niente in vita sua. Però, Presidente e Presidente Zanda, qui stiamo passando il limite. Prima l'ex Presidente Napolitano che insulta questo ramo del Parlamento, e noi siamo stati in silenzio per rispetto nei confronti del Presidente Napolitano e anche perché a me hanno anche insegnato che le persone anziane bisogna rispettarle ogni tanto quando dicono qualcosa di poco lucido e vabbè, è l'età. Però l'abbiamo rispettato e siamo stati in silenzio ieri, se non con l'intervento giustamente del Presidente Calderoli che ha detto che bisognava dare un limite alle cose. Però questo non ha l'età, questo ha la paura. E se la paura porta a insultare un gruppo parlamentare, noi non ci stiamo. Le chiediamo, Presidente Zanda, e le chiediamo, Presidente Calderoli, di farsi mandatari, di farsi messaggeri nei confronti del signore in questione, di smetterla, perché ormai siamo al limite. Siamo al limite delle cose, non si possono insultare delle persone. Noi abbiamo un dovere morale, noi 12 senatori della Lega, nei confronti dei nostri elettori e delle nostre famiglie. Perché io non posso pensare che le famiglie di 12 senatori della Lega pensino che noi siamo qua a fare i festini. Va bene? Se lui non fa un cazzo tutto il giorno... Senatore Centinaio, la richiamo. Se lui non fa niente tutto il giorno, questo non è colpa nostra. Ma Presidente, le chiedo
di tutelarci nei confronti di una persona che in questo momento ha insultato un gruppo parlamentare eletto dai cittadini italiani. Adesso basta.